c'è una riorganizzazione, una reingegnerizzazione della rete ospedaliera in tutto l'Abruzzo che produce come risultato complessivo l'incremento dei posti letto, l'incremento delle UOS, l'incremento delle UOC, cioè dei primari. Quindi, a differenza di quello che accadeva in passato, si è fatta una nuova rete che non taglia i servizi, non taglia i posti letto, non taglia il diritto alla sanità. Ci sono alcune situazioni in cui i servizi vengono, diciamo, messi a rete per evitare inutili doppioni. A volte avere il primario nel piccolo ospedale di provincia non serve a niente, intanto perché sono i primari a non andarci, come dimostrano spesso e volentieri i bandi andati deserti, perché non sono attrattivi. E in più avere situazioni, diciamo, uffici e organizzazioni troppo piccole non garantisce né l'efficienza né l'efficacia delle cure. Il sistema che è stato messo in campo e che risponde a tutte le più moderne modelli di organizzazione sanitaria è un modello appunto che lavora sul concetto della rete, sulle sinergie tra i diversi uffici, tra i diversi ospedali e presidi sanitari. Dopodiché capisco che c'è qualcuno che debba andare a fare la campagna elettorale andando a promettere primariati a chiunque, andando a promettere posti letto ovunque, anche dentro casa propria. Questo fa parte del gioco. Resta il fatto che noi abbiamo ereditato una regione Abruzzo dove la rete ospedaliera non esisteva, con un decreto ministeriale della senatrice del Partito Democratico Lorenzin, che un'intera legislatura di governi a guida PD o con il PD all'interno non ha modificato, neanche i 5 Stelle che hanno guidato il governo lungamente con due governi Conte hanno sentito il dovere di modificare questo decreto ministeriale. Oggi ci troviamo nella situazione paradossale in cui noi che riusciamo con il nostro governo a ottenere il via libera da parte dei ministeri, sia del Ministero della Salute che del MEF, su una rete ospedaliera che deroga in molti punti le prescrizioni del decreto Lorenzin, perché inattuabili in Abruzzo e perché avrebbero creato lì sì davvero dei tagli e delle penalizzazioni, e in aula ci vengono a dire che non rispettiamo il DM70 e quindi sarebbe sbagliata per questo. Quindi li sfido anche su questo tema, come su quello del famoso tema del DEA di secondo livello, a dirci dove lo vorrebbero. Perché venire qua a reclamare che non è stato individuato quando noi abbiamo semmai offerto un modello diverso che diventerà un modello pilota per tutta l'Italia, sul quale il Ministero guarderà con attenzione anche l'esperimento in corso in Abruzzo. Però se proprio ci tengono, ci dicano, perché poi sentire Pepe che lo vuole a Teramo, Blasioli che lo vuole a Pescara, Paolucci che lo vuole a Chieti e così via, o Pietrucci che lo vuole all'Aquila, è una grottesca parodia che nasconde l'incapacità di governare, tant'è vero che proprio per questa ragione loro la rete non l'hanno mai fatta, perché non sono mai stati in grado né di fare le scelte e di spiegarle ai territori quando magari qualche scelta doveva comportare anche delle situazioni difficili, se non addirittura conflittuali, né di andare a Roma a farsi rispettare, a spiegare perché l'Abruzzo non poteva fare una rete di un certo modo, lo deve fare in un'altra maniera. Noi questo lavoro l'abbiamo fatto, ci facciamo rispettare a Roma. Ieri ero al Ministero della Salute a raccontare questo percorso della sanità abruzzese tra l'interesse e l'attenzione di tutti i principali operatori della sanità pubblica e privata nazionale. Questa è la differenza tra il piccolo Abruzzo che io ho trovato e l'Abruzzo che stiamo facendo crescere.